terminata l'amichevole Arezzo prima squadra contro la Berretti, allenata da mister Alessandro Longo, che esordio è stato questo per la sua squadra, mister? È stato un esordio comunque positivo, perché le partite servono a capire a che punto siamo, a valutare il materiale che abbiamo a disposizione. E devo dire che dopo 8 allenamenti, perché i ragazzi comunque, al cospetto di una squadra di livello nettamente superiore, hanno corso, si sono sacrificati, hanno lottato e, come si suol dire, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, ecco, per poter impensierire almeno la prima squadra. Come sta andando la preparazione? Ormai, insomma, è qualche giorno che vi siete ritrovati, soddisfatto? Siamo agli inizi. Dell'inizio sono contento, stiamo continuando a valutare l'organico che abbiamo a disposizione. Vorremmo costruire un organico di qualità, un organico che riuscisse a giocarsi le partite alla pari contro ogni avversario, e soprattutto puntiamo a costruire un organico con elementi di qualità che possano servire in futuro alla nostra prima squadra. Alessandro Longo, anche responsabile tecnico del settore giovanile, una panoramica appunto su tutto quello che concerne i giovani Amaranto? Sì, tantissimo lavoro da fare, tantissimo lavoro abbiamo già fatto e siamo partiti con le nostre prime 3 squadre, ossia Under 19 o Berretti, come si suol dire, poi Under 17 e Under 15. Adesso aspettiamo l'ultima settimana di agosto o la prima di settembre per avviare anche gli altri 4 gruppi, ossia l'Under 16, l'Under 14, la 13 e la 12. Anche lì c'è da fare un gran lavoro, perché, ripeto, il nostro obiettivo è costruire degli organici di qualità, con elementi di qualità che in futuro possano dare soddisfazione a tutti, alla prima squadra, alla società, anche ai nostri tifosi. Mister, in bocca al lupo. Grazie, credo.